ragazzi, io sono Alchisius e oggi riprendiamo con Mega Man Star Force 3 Black Ace. Ok, oggi dobbiamo andare a parlare con l'uno e gli altri. Quindi, mi dirigo a Decoridge e ci do. Wow, non me l'aspettavo. Cavolo, è così vicino adesso la meteora G. Mr. Borrell ci ha chiamati mentre stavi per arrivare. Ce l'ha detto tutto ciò che è successo, anche per ciò che riguarda il piano. Oh, ok. È proprio come vi ha detto. Domani andrò nello spazio per fermare la meteora G. Questa sarà la nostra ultima possibilità di fermarla. Starei bene, vero? Non c'è niente che potrebbe andare storto, giusto? Mi sto preoccupando troppo? Se tu venissi come Ace... Andrà tutto bene. Ho fatto una premessa ad Ace. Ho detto che non avrei mai smesso di proteggere coloro a cui voglio bene. Vorrei che potessimo essere tutti insieme durante momenti terribili come questo. Se non riuscissi a fare ritorno, non posso pensarci. Gio, devi farmi questa promessa. Promettimi che ritornerai da noi. Questa è una promessa che posso mantenere. Ritornerò. Ce l'hai promesso, giusto? Se ci menti, ti farò ingoiare i fagioli di lima. What? Non voglio neanche sapere cosa sono e mi spaventa il solo non sapere che cosa sono. Meglio che torni sano e salvo. Devi esserci per la festa della vittoria di Prezza alle lezioni scolastiche. Ed anche per il prossimo concerto di Sonia. Ci sono troppe cose da fare perché tu non ci sia. Vero, non vedo l'ora di prendervi parte. Anch'io. Sarà molto divertente. Ci saremo tutti. Tutti. Tutti noi. Non piangere, Zack. Sì, Prez. Anche mia... What? Mamma. Mi dispiace interromperti mentre sei con i tuoi amici, ma c'è qualcosa di cui ti dovrei parlare. Siamo noi che dovremmo scusarci per aver portato via tanto tempo con suo figlio. La prego, faccia con comodo. Una vecchia amica è stata poco fa a casa nostra. Lei era un'ex collaboratrice di tuo padre ed anche una mia cara amica. Heartless? Quello è uno dei nomi che usa. Ti ha detto tutto, non è vero? Sì. Riguardo al fatto che sei Mega Man e che tuo padre si trova nella meteora. Mamma, mi dispiace tanto non avertelo detto. Non volevo farti preoccupare. Per tutto questo tempo hai continuato a lottare, non è così? Pensavo che saresti rimasto sempre mio piccolino. Ma sei cresciuto in un uomo forte e coraggioso, proprio come tuo padre. Mi rendo un po' triste, ma sono anche molto orgoglioso di te. Mamma, non intendo fermarti. Sei il degno figlio di tuo padre. Confido nel tuo ritorno a casa. Credo che ritornerai a casa più che come il semplice uomo che sei ora. Cos'è? Prendi questo con te. Sono i dati che tuo padre mi ha dato quando è andato nello spazio. I dati di papà. Questi dati erano il tesoro di tuo padre. È pieno di ricordi della nostra famiglia. Sono certa che terrai uniti te e tuo padre all'interno della stella cadente. Grazie, mamma. Te lo restituirò quando tornerò. Gio riceve chiave Kelvin. Una chiave. Davvero inquietante. Domani è l'ultimo giorno prima che la meteora G colpisca. Gio, i preparativi sono finiti. Vorresti venire qui alla Wasa? Ok, siamo tutti qua. Gio, grazie per essere venuto. Tutto è pronto per la partenza. Dietro di me c'è la stazione dinamica. Da qui puoi salire all'interno del razzo di Woody. Come procede il razzo, Woody? Tutto è perfetto. Al momento è molto vicino alla meteora G, ma tutti i dati di sistema sono normali. Magnifico, come immaginavo. Come procede la realizzazione dell'onda reale lì? Magnificamente. È stato impostato per proteggere automaticamente Mega Man durante la sua transizione dalla stazione dinamica al razzo. Mentre parliamo, la meteora G sta guadagnando velocità. Kelvin potrebbe aver raggiunto il limite. Geo. Sì, il destino del mondo è nelle tue mani. Contiamo tutti su di te. Non temite, la meteora G non ha chance contro me e Mega. Dopo averla fermata, voglio che torni a casa immediatamente. Intesi, Geo? Intesi, mamma. E riporterò papà a casa con me. È uno schifo. Anche se abbiamo lottato insieme fino ad ora come comando, adesso Geo ha su di sé l'intero peso della missione sulle sue spalle.
Vorrei avere la forza di resistere al rumore che ha lui. Anch'io. Ho lavorato duramente per essere pronto alla lotta. Invece adesso che siamo allo scontro decisivo, devo restare qui ad aspettare, sapendo che non c'è nulla che possa fare per dare una mano. Geo, scusami. Ragazzi, non preoccupatevi. Sono così fiero di aver avuto voi due al mio fianco per tutto questo tempo. Hai sistemato gli FMIani e Lady Vega. Hai usato il potere dei legami per cararmi Akuri, trasformando giorni bui in giorni gioiosi. Quindi non sono affatto preoccupato. So che ci salverai tutti e farai ritorno sano e salvo. Geo, siamo tuoi brother, saremo sempre al tuo fianco. Non importa se ti troverai nello spazio o all'interno della meteora G. Non importa cosa accadrà. Non importa la distanza. Saremo sempre lì vicino a te. Non dimenticarlo. Grazie ragazzi. So che posso farcela. Insieme a tutti voi e con Ace. Ho così tanti grandiosi amici a sostenermi. Non importa cosa accadrà. Grazie alla vostra forza mi rivedrete presto. Quando sei pronto, Geo, effettuiamo il transin alla stazione dinamica alle mie spalle. E Geo, la Terra e Kelvin contano su di te. Wow. Ok ragazzi, direi che possiamo... Beh, eccoci qui ragazzo, sei pronto? Ok. Ah, proprio così. È intenzionato a fermare la stella cadente rossa. È così vicina. La stella cadente blu, Mega Man. Non ha alcuna possibilità. Vieni pure, Mega Man. Mi ricordo questo cyberspazio. È quel primo, quello dove abbiamo lottato contro Magnus. Siamo arrivati nel nucleo programma del razzo. E siamo anche tutti interi. Direi che sono due cose abbastanza positive. Che succede? Qui il rumore è estremamente forte. È perché siamo vicini alla meteora G. Riusciremo a cavarcela? Che succede se il razzo si disintegra prima che accediamo alla meteora G? Non c'è bisogno di preoccuparsi. Ehi, c'è Magnus! Magnus! Sì, lieto di vederti, Mega Man. Adesso non abbiamo tempo per parlare. Se voglio eliminare le vibrazioni, devo aumentare la resistenza al rumore. Sì! Ah! Molto interessante. Quando partii con il razzo non avrei mai creduto che sarebbe stato usato per salvare il mondo. E che oltretutto il motivo per cui posso essere utile è che tempo fa sono andato fuori controllo, ottenendo una resistenza che sarebbe stata vitale. Ironico il destino, vero? Non è pazzesco? Magnus, al momento quanto è vicino il razzo alla meteora G? In altre parole, riusciremo ad arrivarci? Anche se il razzo è molto resistente al rumore? È quasi al limite. Lo porterò il più vicino possibile alla meteora G, ma per potervi accedere dovrete attraversare un'onda rumore. In parole povere, dobbiamo passare per l'onda rumore per arrivare alla meta. Questo mi basta, grazie Magnus. Cosa? What? Virus! Devono essere arrivati insieme al rumore. Ci penso io. Forza, amica! È ora di menare le mani! Ok. Facciamo una cosa veloce e indolore. Per me. Voi invece soffrirete tanto. Forse li ho presi tutti e due, dai che li ho presi tutti e due, dai che li ho presi tutti e due. No, è che l'ho fatto. Nemico eliminato! 600 zeni, mi va bene. Ok, sistemati. No. Mega Man, siamo il più vicino possibile alla meteora G. Più vicino... ed il razzo andrà in pezzi. Ragazzo, d'accordo. Attraversiamo questo onda rumore e raggiungiamo la meteora G. Sta attento, Mega Man. Ok. Siamo nella meteora G. Salviamo perché non si sa mai. Stazione Dyna Wasa si è connessa con successo a questo onda rumore. Fai ritornare alla Wasa? No, voglio tornare. Ricevuto, finisce il quando fai fare tutto. Ah, si può ritornare indietro, wow. Quindi forse durerà un po' di più di quello che pensavo. Ok, ho trovato l'uscita. Cosa? È il cyberspazio, questo? Questo è il nucleo programma della meteora G.
Ehi ragazzo, quello è... Oh, papà! Wow! Deve essere comparso per guidarci lui. Ragazzo, non si è ancora arreso e mi sta aspettando. Ok, andiamo a vedere un'occhiata se possiamo... vabbè, non posso andare avanti. Quello è... Crimson? Crimson, ce n'è così tanta di questa roba dentro la mitologia. Questa cosa non mi piace per niente. Posso gestire un mucchio di Crimson da solo senza alcun problema. Ragazzi, usiamo la stessa strategia usata nella lotta contro le mie coppie. Prima il pulsante lì per farmi ridurre a pezzi il Crimson. Ricevuto, mica. So che puoi farcela. Ricordati solo che se lo manchi, poi il Crimson ti attaccherà. Il Crimson in sé non può ferirti, ma attirerà uno sciame di virus. Perciò ragazzo, sangue freddo. Oh, un'ultima cosa. Non avrei tempo di cambiare cartella o salvare mentre sei sotto attacco del Crimson. Dovrei utilizzare la schermata menu mentre vedi queste cose. Ok, sono pronto. Ok, direi che per il momento possiamo salvare. E ragazzi, continueremo la prossima parte. Quindi se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, mettete un piace, iscrivetevi. E noi ci vediamo al prossimo video dove andremo a distruggere la natura G. Quindi, bella ragazzi. Kelvin ebbe un incidente nello spazio dove divenne un essere M, giusto? Sì, proprio così. Lo trasformai in un essere M in modo da poter realizzare il suo sogno di tornare dalla sua famiglia. Da allora vagava nello spazio sotto forma di essere M. Sulla via del ritorno ha scoperto la meteora G. Quindi stava tornando a casa. Ha compreso subito che se l'avesse lasciata andare, la meteorologia avrebbe colpito il pianeta. Così è entrato nel suo nucleo ed ha ingaggiato una lotta con essa. Papà sta lottando.